Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla settima puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri nel turno infrasettimanale del mercoledì sera la settima giornata del campionato d'eccellenza Girone B, che ha visto il Rimini trionfare per 2-0 sul campo del Real San Lazzaro. Una vittoria importante con firme d'autore come quella di Adrian Ricchiuti e di Andrea Brighi. Nel dettaglio adesso attraverso l'ausilio della regia andiamo a vedere risultati e classifica dopo il settimo turno per l'appunto con la collaborazione ovviamente sempre di Romagna Sport. Passiamo ora alla lettura risultati e classifiche, dunque Castrocaro Progresso 0-0, Bellari Igea Marina Cervia 1-2, Classe Argentana 3-1, Corticella Marignanese 0-0, Faenza, Sasso Marconi, qui c'è un risultato importante con la vittoria esterna del Sasso Marconi sul campo del Faenza per 0-1, Faro Coop, Old Merdola 0-0, Fiericione, Savignanese 0-0, altro risultato importante perché la Fiericione affronterà proprio domenica pomeriggio il Rimini, Massa Lombarda, Sant'Agostino 1-3, Real San Lazzaro Rimini 0-2, Sampierana, Granamica 0-2. Sempre con l'ausilio della regia, adesso andiamo a vedere la classifica, lo ricordo ancora una volta dopo il settimo turno, Granamica che conduce con 18 punti, segue il Rimini con 17, Classe 14, Savignanese, Sasso Marconi 13 punti, Massa Lombarda 12, Progresso, Argentana, Fiariccione 11 punti, Real San Lazzaro e Faro Coop 9 punti, Sant'Agostino e Faenza e Old Meldola 8 punti, Cervia, Corticella 7, Marignanese 6, Castrocaro 5, Sampierana 3, Bellaria, Igea Marina 1. Bene, rientriamo in studio, siamo pronti per il primo servizio della serata, dedicato ovviamente alla gara che si è giocata ieri sera tra Real San Lazzaro e Rimini. Un Rimini così così per i primi 30 minuti, poi la bellezza del gioco alla fine la fa da padrona, perché la squadra di Mastro Nicola gioca davvero bene, crea e meriterebbe anche qualche gol di più rispetto al risultato finale. Ma poco importa perché per la prima volta ammiriamo un Rimini convincente sotto tutti gli aspetti. Al via Ricchiuti prende confidenza con il campo provando i gol impossibile. Dall'altra parte Tiago Tonelli viene chiuso dal tempestivo intervento di Andrea Brighi, altra prova superlativa, la sua. Da corner, Righini colpisce malamente la sfera che tuttavia prende una traiettoria strana sfiorando il palo alla sinistra di maglia e questo è il primo acuto per i gol. Nel frattempo, in una serata freddissima condizionata da vento e pioggia, i tifosi si riscaldano al loro modo. Righini prova allora a surriscaldarli con la conclusione che risulta una chiamata per il portiere maglia. Dall'altra parte nasce una pallombella sporca del capitano Canova che si spegne alta. Più pericolosa, alla fine, la conclusione dei padroni di casa qualche minuto dopo con un'azione manovrata che porta alla botta finale il centrocampista Grosso, che però alza la mira. Brighi intanto in area avversaria fa le prove del gol, rimandando l'appuntamento per la chiusura dell'ottimo maglia, bravissimo nel murare il difensore biancorosso. Il Real San Lazzaro prende coraggio, ma il colpo di testa di Tonelli è troppo debole per impensierire Scotti. Signorini, vero stantuffo, chiama l'attenzione Maglia che smanaccia malamente sui piedi di Contarini, non lesto a sfruttare però l'occasione. Prelude a gol quando Righini, su fine di primo tempo, con una conclusione deviata dalla retroguardia avversaria, sfiora la marcatura. Più lesto, 60 secondi dopo, Andrea Brighi, che dopo un traversone di Signorini, Maglia, uscendo nuovamente a vuoto, mette nelle condizioni Gabrielli di crossare al centro, centrando la gamba del difensore biancorosso, al secondo gol in 3 giorni. Tra l'altro, seconda marcatura che vale 3 punti alla squadra di Mastro Nicola. Primo tempo che si conclude qui. Nella ripresa, Righini tenta nuovamente il colpo da calcio piazzato, ma non li riesce. Il raddoppio è nell'aria e arriva puntuale quando Cicarevic, lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore e lascia partire un destro che si stampa prima sul palo e poi sulla gamba di Ricchiuti, che comodamente infila nel sacco il pallone del 2-0. Cicarevic ha un conto aperto con la sfortuna, lanciato a rete, mette sul fondo. Lo salva solo la posizione di fuorigioco, fischiata poi dal direttore di gara. La squadra cresce in fatto di autostima e con lo Iodice sfiori Tris. Ricchiuti, che inizia a giocare da fermo, serve un delizioso assist per Cicarevic, questa volta l'ex San Marino non ha giustificazioni. Ma che non sia serata si capisce quando il numero 9 davanti a Maglia si lascia ipnotizzare da quest'ultimo la sua conclusione verso lo specchio della porta. A questo punto Ricchiuti, tra l'applauso del pubblico, lascia il campo e mentre lui ride e scherza in panchina c'è tempo di vedere il palo di Bonaventura e sulla ribattuta, incredibilmente a Lotti, deposita la sfera a fondo campo.
Righini nel frattempo lascia il campo per noie muscolari, mentre Signorini, prima di seguire il compagno negli spogliatoi, sforna l'ennesimo assist che Bonaventura spreca così. Finale di marca locale con il neoentrato Di Gani, servito da Mantovani, che deposita il pallone tra i guantoni di Scotti. Tiago Tonelli, al fotofinish, entra in area di rigore, ma angola troppo il tiro, calciando al lato. Canova, da buon capitano, cerca l'acuto del gol da calcio piazzato, ma la sera è quella del Rimini. 3 punti per i biancorossi e tutti contenti. Dopo aver visto il servizio inerente alla gara di ieri sera del Rimini, abbiamo raccolto una serie di interviste. Iniziamo a sentire adesso l'allenatore biancorosso Alessandro Mastronicola. Mister Alessandro Mastronicola, davvero un Rimini bello e convincente questa sera. È stato una partita dura come sempre, come lei stesso ricorda, in questo torneo d'eccellenza. Abbiamo visto più volte Righini arrivare alla conclusione, sembra che questo benedetto pallone non volesse entrare, poi in chiusura di tempo è arrivato il gol di Brighi. Sì, abbiamo fatto una buona gara sostanzialmente, soprattutto il primo tempo, dove siamo riusciti a sbloccare il risultato. Avevamo già avuto, non dico occasioni clamorose, però avevamo avuto delle situazioni dove potevamo essere più concreti. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo creato, abbiamo realizzato. Gli ultimi 20 minuti invece siamo un po' fermati, diciamo così, nel senso che pensavamo di poter chiudere la partita da un momento all'altro, invece abbiamo lasciato l'iniziativa più a loro, non avendo comunque grossi problemi, però sono gare che le puoi amministrare in un altro modo e non come stasera, però cioè, sono soddisfatto sostanzialmente. Il sorriso ce lo regala, so che lei parla sempre di gruppo e di collettivo, però le chiedo di fare un'eccezione. Stasera è una prova super da parte di Signorini, a mio modo di vedere, ma anche di Claudio Cola per quanto riguarda il reparto difensivo. Sì, cioè, faccio fatica ora, mentre fredda, ad analizzare la prestazione dei singoli, perché guardo un po' più oltre. Sicuramente Signorini è stato abbastanza devastante, poi l'ho dovuto togliere perché ha avuto un risentimento muscolare e quindi l'ho tolto prima che magari potesse succedere qualcosa di grave per lui, insomma. E Cola sta giocando bene, così come sta giocando Brighi e Gabrielli, sono 3 ragazzi che al momento si stanno trovando molto bene insieme, però anche gli altri, faccio fatica come al solito a dare un voto di più, diciamo così, a uno piuttosto che a un altro, perché lo sapete benissimo come la penso io. Per me la squadra è quella che conta, e i ragazzi che sono fuori, che magari vengono chiamati o al momento hanno meno spazio, sono più importanti di quelli che al momento stanno giocando. Ultima battuta, mister, come al solito, però aggrappandomi alle sue parole, si è arrabbiato anche in questa partita, ha spronato gli uomini, soprattutto anche quando il Rimini conduceva per 2-0. Della serie non molliamo mai e rimaniamo sempre concentrati. Assolutamente sì, mi riferivo agli ultimi 20 minuti, l'ho detto, abbiamo creduto che la partita in quel momento potesse essere semplice. Io non ritengo mai una partita semplice, nonostante fossimo in vantaggio di 2-0, nonostante avessimo creato altre occasioni importanti da poterla chiudere, ma io fin quando l'arbitro non sancisse la fine non ho che ho timore, però devo essere sempre in partita e non posso concedere queste ripartenze che abbiamo concesso negli ultimi 20 minuti. Ripeto, pur non essendo loro stati pericolosi, però è una mentalità che te acquisisci minuto dopo minuto e ti servirà per tutto il proseguio del campionato. Grazie mister e in bocca al lupo come sempre. Crepi, grazie. E ora passiamo a sentire le dichiarazioni di Sponda Arancione per quanto riguarda il Real Sallazzaro. Abbiamo intervistato proprio il tecnico della formazione di casa. Nel commento in diretta della partita abbiamo sottolineato la buona prova della sua squadra che a mio modo di vedere per 40 minuti ha giocato a viso aperto con il Rimini. Dopo subito il gol, mi corregga se sbaglio, avete subito un po' il contraccolpo, no? Lei come l'ha vista? Beh sì, diciamo che a mio avviso, come diceva lei, il primo tempo è stato equilibrato. Noi siamo una squadra che non riesce, non può giocare chiusa come magari fanno mille altre squadre contro il Rimini. Abbiamo giocato a viso aperto, secondo me
al di là dell'episodio del gol, bravi Rimini, forse ci poteva essere un fuorigioco nelle nostre immagini, così può sembrare, ma non è quello il problema. Chiuso 1-0, siamo tornati in campo per continuare a giocare nello stesso modo. Chiaramente il gol del 2-0 per noi preclude un po' la partita, nel senso che abbiamo dovuto cambiare modo e sapere di lasciare spazi enormi a Rimini, perché tanto chiaramente se volevamo recuperare contro una difesa di questo genere bisognava essere iperoffensivi. Siamo riusciti a creare qualche palla, sapevamo di concederne tante, purtroppo non siamo riusciti, nell'intento di non subirlo il gol ci siamo riusciti un po' in maniera fortunosa, non siamo riusciti ad accorciare e la partita non si è mai riaperta per quel motivo. Noi il tentativo era quello di riaprirla un attimo, poi vedere di giocarcela fino in fondo. Non ci siamo riusciti. Questa sera al mister devo dire che le faccio complimenti anche per questo, la sua formazione ha giocato a viso aperto come una, contro una formazione che lei stesso ricordava tra la più quotata forse a vincere il campionato. È arrivato il sorriso anche in tribuna perché finalmente, questo glielo dico, hanno visto giocare a calcio sia Rimini che la squadra avversaria. Certo, sai, ma io lo dicevo coi ragazzi perché loro magari sottolineavano il fatto a gli avversari, poi noi non avevamo mai visto giocare, forse non sono così forti, vincono solo 1-0, grazie, vinci 1-0, se gli altri stanno in 15 dentro la propria area funzionano così le partite, quando tu giochi è più probabile che ne subisci di più contro una squadra forte, però la nostra mentalità è questa, non dobbiamo vincere il campionato, vogliamo divertirci, giocare a calcio, abbiamo affrontato una squadra forte, abbiamo provato di fare il colpaccio, non ci siamo riusciti, sarà per la prossima. Dopo le dichiarazioni dei due allenatori andiamo per un attimo in pubblicità, proprio un minuto e mezzo, poi rientriamo per continuare le interviste del dopogara. Diamante 9 Pizze è il nuovo forno elettrico che garantisce elevate prestazioni, mantenimento costante del calore, risparmio energetico e un ottimo design a seconda dell'arredo e delle esigenze del locale. Diamante 9 Pizze assicura ottima cottura delle pizze, sfornandone 100 in un'ora. Un comodo pulsante per apertura e chiusura elettrica del vetro di protezione e una gestione semplice delle operazioni dal quadro comandi. Forni Diamante, puoi acquistarli e provarli presso IGF Forni Italia, in via Leontina, località Pianacci, Pietracuta di San Leo. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Entriamo in studio e dunque la volta di ascoltare i giocatori. Iniziamo dai protagonisti biancorossi, iniziando proprio dall'autore del gol del 2-0, Adrian Ricchiuti. Con Adrian Ricchiuti innanzitutto complimenti per la prestazione e per il gol, il Rimini che ha giocato davvero alla grande questa sera. Sì, siamo contenti, siamo partiti bene, l'approccio è stato giusto, abbiamo fatto una buona gara, ma con questo non accontentiamoci, sappiamo il percorso che dobbiamo fare, stiamo crescendo giorno dopo giorno, quindi archiviamo subito questa vittoria, pensiamo al Riccione che sarà un'altra partita difficile, ma giochiamo in casa, quindi dobbiamo cercare la vittoria a tutti i costi. Il tuo gol è stato quello della sicurezza perché avevo visto che nel primo tempo il Rimini più volte è arrivato al tiro, soprattutto con Righini, poi vi siete sbloccati grazie a Brighi e con te è arrivato il gol della sicurezza, dopo da lì poi è stato tutto più facile. Sì, ma non l'ho sempre detto che non segna Ricchiuti o Brighi o cosa, qua siamo una squadra e ogni giocatore che segna va bene, si porta i punti, chi segna non porta i punti non conta niente, l'importante è che la squadra continui a vincere e a lavorare come stiamo facendo. Siamo un gruppo unito e da domani pensare subito a Riccione e basta, ormai la partita è andata, siamo contenti per la vittoria. Grazie e in bocca al lupo. Grazie in lupo. Dopo aver ascoltato Adrian Ricchiuti, questa volta è la volta di un altro giocatore biancorosso per l'esattezza del centrocampista Simone Lojovic. Simone, è tutto troppo facile oppure di mezzo c'è stato anche un avversario che per 40 minuti vi ha dato un po' del filo da torcere, ovvero voi creavate però non riuscivate a finalizzare? Sì, sicuramente è stato così, siamo stati bravi a sbloccarla, però per il primo 40 minuti, come dicevi te, insomma, ci hanno messo abbastanza sotto. Dopo rimane il rammarico perché il secondo tempo bisogna chiuderle queste partite, sul 2-0 cioè abbiamo avuto 2-3 palle per fare il terzo. E in questi campi dobbiamo imparare a chiuderla perché sennò magari nel finale si può riperire da un momento all'altro, insomma.
Stasera è stata una vittoria di squadra, una grande prestazione la vostra, e avete risposto anche a qualche critica arrivata in queste ultime settimane, no? Tu come l'hai vista? Noi siamo contenti, continuiamo a lavorare sodo durante la settimana e pensiamo solo a dare il nostro massimo, perché dopo con l'allenamento, insomma, i risultati in campo si devono vedere. Continuiamo così su questa strada, nella nostra solidità difensiva, che comunque è uno dei nostri punti forti. Sappiamo che davanti possiamo far gol in qualsiasi momento, quindi siamo contenti e continuiamo così. Senti, è una squadra rispetto a delle altre più aperta, no? Che vi ha lasciato anche giocare, però come ricordavi tu siete stati bravi a chiudere nel momento giusto la partita e poi quando siete arrivati sul 2-0 forse vi siete un po' rilassati, l'unica leggerezza forse. Come dici te, perfetto, nel senso che sul 2-0, come dicevo prima, bisogna chiuderla. Sì, loro ci hanno fatto giocare rispetto a molte altre squadre che invece magari rinunciano a giocare, si chiudono la propria metà campo e magari trovi un po' più di difficoltà. Comunque siamo stati bravi a interpretare la partita, l'avevamo preparata così e ci portiamo a casa questi 3 punti. Adesso andiamo a sentire, dopo questo successo importante del Rimini, il direttore sportivo Pietro Tamai. Per lui una partita particolare perché domenica affronterà proprio il Rimini, la Fia Riccione, sua ex squadra. Andiamo a sentire le dichiarazioni. Con Pietro Tamai stasera si torna a Rimini con il sorriso, diamo continuità alla vittoria di domenica con il Cervia e ancora una volta il Rimini ha giocato davvero una partita strepitosa questa sera, occorre dirlo. No, abbiamo fatto bene per un'ora, abbiamo fatto molto bene, abbiamo mantenuto il campo noi e penso che il risultato sotto certi aspetti per le occasioni create ci sta anche un pelino stretto, ecco, per questa volta lo dico perché si è visto serenamente che abbiamo fatto i 2 gol ma ne abbiamo avuto l'occasione anche di chiudere con il terzo per circa 3 volte più o meno e quindi bene così, c'è da lavorare tantissimo però siamo molto contenti. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà Mastro Nicola perché parlavamo di singoli, oltre ai soliti nomi come Adrian Ricchiuti e Brighi, questa sera un pensiero anche a Claudio Cola perché in difesa davvero è stato maestoso. Io penso che dai, piano piano stiamo ritrovando la quadra, sono giocatori che hanno fatto le categorie superiori in dei ruoli e il mister li sta mettendo in quello in cui loro sanno fare. Questa sera Claudio ha dato per l'ennesima volta un saggio che è un gran giocatore messo in quel ruolo lì. Domenica vai a toccare il tuo passato perché è un derby ma si gioca con la Fia Riccione. Un pensiero in merito a questa prossima sfida? Io conosco bene la Fia Riccione, come hai detto tu è il mio più recente passato. È una squadra che secondo me è una squadra importante per questo campionato, è una squadra che ci darà sicuramente, c'è del filo da torcere, oltre che essere un derby che in campionato non so da quanti anni che non succedeva più, un Rimini Riccione, mi ricordo vagamente, mi sembra fosse la C2, doppietta di Paganelli, se non mi ricordo che è anche mio amico, e quindi è sempre bello rivivere un derby, ecco, penso sia per noi che per loro. Rispondimi con una percentuale, chiudiamo qui l'intervista, a che punto è il Rimini secondo te, vista la potenza espressa fino a questo momento, 75, 80, 90, 100? Secondo me come condizione fisica stasera abbiamo fatto un altro passettino in avanti, abbiamo più minutaggio, io mi auguro che siamo ancora al 70, quindi vuol dire che c'è un buon margine di miglioramento sotto tutti gli aspetti, sia fisico che tattico che tecnico. Perfetto, grazie ancora e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi il lupo e grazie a voi. Bene, concludiamo la nostra carrellata di servizi dopo aver ascoltato per l'appunto il direttore sportivo Pietro Tamai con il prossimo avversario del Rimini che per l'appunto sarà la Fia Riccione che gli dice sempre nel turno infrasettimanale ha pareggiato a reti bianche contro la Savignanese. Allora andiamo a vedere il servizio a cura del collega Francesco Cesarini. Non va oltre il pareggio la Fia Riccione contro una Savignanese scesa al Nicoletti molto coperta e guardinga con il chiaro intento di portare via almeno un punto. Per tutto il match la squadra di Righetti ha tenuto in mano il pallino del gioco costruendo diverse palle gol ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La prima azione utile per i riccionesi arriva dopo 8 minuti, corner per i riccionesi, Grassi prova a sorprendere i gialloblu con una traiettoria a rientrare, Pazzini che smanaccia la palla. Minuto numero 10, la difesa di casa sbaglia l'uscita difensiva, capisce tutto Brighi che lancia l'azione offensiva in profondità, ma è bravo Renzetti a capire tutto uscendo basso e deviando la palla.
Tredicesimo, la FIA prova a mettere pressione alla squadra di Farneti con un tiro dai 25 metri, conclusione potente ma centrale e per Pazzini nessun problema. 35esimo, Gravina va in pressione sul difensore con un gioco d'astuzia, recupera palla per poi metterla in mezzo dove Savioli non arriva ad impattare per un soffio. 39esimo, palla per Gravina che addomestica la sfera e si accentra e tocca per Grassi che da fuori lascia partire un bolide controllato in due tempi da Pazzini. Si va così al riposo. Secondo tempo si apre al settimo minuto con la Savignanese che sfrutta un'indecisione della retroguardia bianco-azzurra. Cross dalla sinistra e Dormi mette i brividi a Brenzetti. 12esimo, Tamburini lavora un buon pallone sulla destra e mette palla in mezzo dove arriva a rimorchio Alberigi, bravo nel seguire l'azione, meno nella conclusione che termina alta. 17esimo, Dormi su punizione prova la parabola sopra la barriera, Renzetti risponde presente. 31esimo, la Fiericione ci prova da lontano con Grassi che da oltre 30 metri fa partire una cannonata che termina però fuori di un soffio. Al 32esimo è indemoniato Grassi, ci riprova subito dopo sugli sviluppi di un corner, ma i gialloblu si salvano. È l'ultimo brivido del match dove i punti avrebbe vinto la Fiericione, ma che ha visto la Savignanese non correre particolari rischi. Ora per i riccionesi il derby con il Rimini al Romeo Neri. Ma secondo me il risultato più giusto alla fine è il pari. Si sono affrontate due squadre toste sotto il piano atletico e tattico. E secondo me il risultato giusto è pareggio. Potevamo essere più concreti, però bene così. Nessun obiettivo dichiarato. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo, secondo me, una buona squadra. E lo stiamo dimostrando in queste prime domeniche. Vogliamo continuare a confermarlo e a migliorarci. Siamo contenti del punto ottenuto stasera, perché credo che qui a Riccione la FIA sia una squadra difficile per tutti. Siamo alle battute finali, andiamo a vedere adesso con l'ausilio della regia qual è nel dettaglio il prossimo turno, turno inerente all'ottava giornata del campionato d'eccellenza Girone B. Argentana-Cervia, Bellaria-San Pirana, queste le sfide, Gran Amica Corticella, Marignanese-Faenza, Old Meldola-Massa Lombarda, Progresso, Real San Lazzaro, Rimini, Fiericione, questa è la partita chiaramente di cartello della giornata, Sant'Agostino, Castrocaro, Sasso Marconi, Faro Coop e Savignanese, Classe. E dunque questo era l'ultimo dettaglio di questa puntata speciale di Sport Up. Noi ci risentiamo come sempre lunedì sera a partire dalle ore 19.55 con calcio di rigore, tutto sul calcio locale, poi alle 20.45 ovviamente il consueto appuntamento con Sport Up, tutto sul Rimini Calcio, sempre qui su VGA Tele Rimini, canale 86. Da Daniele Emanuele è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata.